Quasi finita, amici ascoltatori, qui dalla vostra Lorenzo Almanno per la Sport Academy. Un altro match che si disputerà qui sullo stadio Tombolini. Siamo sempre in provincia di Teramo, nella Spagna d'Abruzzo, Alba Adriatica Verde, Poltore. I ragazzi effettuano i saluti di rito e sono pronti per entrare in campo. E c'è a pochissimi minuti il primo gol del match, a sorprendere Cruci che non si aspettava questa scarica micidiale in porta. A pochissimi minuti dall'inizio, subito l'1-0. Rubini spazza in profondità nella zona controllata da Ciccarelli e la palla qui che scivola via. Nulla da fare. Cioè l'1-0, l'1-1 dell'Alba Adriatica. Angolazione disposta leggermente a destra rispetto alla pronta offensiva, esplode il mancino e va in rete proprio poco sopra le mani di Cruci, che non ha potuto fermare questo mancino micidiale in porta. Rubini intanto dal fondo, centrocampo, stop di petto un po' incerto. Ancora Cocco sulla sfera, anche Vescosi prova a portarsi via l'uomo. Vediamo se opterà per il filtrante col destro da lontano di Libertis. Voleva sorprendere Cruci. Dà uno sguardo al cronometro di gioco e si appresta tra pochissimo a fischiare la fine di questa prima frazione di gioco, che arriva proprio in questo momento. Prima frazione di gioco che vede in vantaggio parziale lo Spoltore di più uno. Vediamo come sarà gestito questo svantaggio dai ragazzi a maglia bianca, che sono sicuramente già stanchi per via del match giocato precedentemente a questo, e dovranno gestire oltre che lo svantaggio anche la fatica accumulata. Passa via la difesa, vediamo come gestirà questa palla. Rischia qui Invesi, non controlla bene, spazza via col pugno, stava per regalare una palla pericolosa a Pana. Palla lunga, un altro facsimile della spazzata di prima. Qui Invesi rischia molto, vediamo se riuscirà a fargliela prima o poi Pana. Intanto vediamo, assistiamo alla bandierina, pronto sul corner Antonini. Gallica proposto in area, non raggiunge la sfera, ma comunque il colpo di testa finisce sul fondo. Non deve preoccuparsi Invesi. Luca, bravo Andrea, bravo Andrea. Palla ora, provano a liberarsi dalla marcatura, cercano di strappare palla ancora tra i piedi di Cocco, che si muove bene ma non riesce a fermare il destro. Ci pensa Invesi. Porto Gregori a battere il destro. Invesi, splendida chiusura e splendido tiro. Che giocatore l'estremo difensore a difendere i pali dello Spoltore. Circa 9, anche di meno, i minuti ancora da giocare, l'occasione, e riesce a siglare il gol del 2-2 Gregori al 29esimo minuto. Riporta l'ago della bilancia al centro, 2-2. Pronto lo Spoltore a battere questa punizione, raso terra. Prova ad intercettare Antonini, difficile il controllo per Rubini, ancora Antonini sulla sfera, la protegge col corpo, cerca di liberarsi dalla marcatura avversaria di prima. Prova l'approccio in porta di Libertis. Ma questa scarica col destro, cercava l'appoggio sul compagno, non trova lo specchio sul secondo palo. Nulla da fare, ancora la profondità stoppata, Gallica cade nuovamente a terra. Di recupero, anche se il cronometro della live non è accuratissimo, per cui dobbiamo aspettare poi effettivamente il tempo del direttore di gara. Ed eccola, arriva il triplice fischio a decretare finita questa partita. Splendida prestazione da parte di entrambe le squadre, l'Alba Adriatica Verde Spoltore. Il risultato finale di 2-2 ci ha fatto divertire oggi tutti i match super interessanti. Io vi saluto e ci rivediamo tra pochissimo con il prossimo match.